Ah, no, non penso fisico perché comunque anche il secondo tempo col Frutirol ci sono i primi caldi, è vero, ma ci sono per tutti. Il secondo tempo abbiamo avuto 20 minuti in cui abbiamo spinto più di loro, abbiamo recuperato 2 volte la partita, quindi fisicamente stiamo bene. E sicuramente è un qualcosa di mentale, ci manca sempre come ci è mancato durante tutta la stagione, l'attenzione fino al 95esimo è una cosa che ormai ci portiamo avanti da troppo tempo. E adesso abbiamo l'ultima partita e l'ultima partita sicuramente non ci potranno essere cali perché l'ultima partita è fondamentale, sono 95-100 minuti da giocare alla morte tutti. No, non dobbiamo guardare le altre assolutamente. Ci abbiamo una partita, tante ne avranno due, noi giochiamo in casa, è una partita da vincere. E andremo in campo assolutamente solo per vincere, senza pensare a niente, punti, le altre, chi gioca, chi non gioca, quindi ci stiamo preparando per questo. No, noi stiamo lavorando per i 3 punti perché è quello che ci serve, anche perché comunque non veniamo, come sapete, da un periodo non buono dove abbiamo raccolto poco, perché veniamo da 3 sconfitte e un pareggio, quindi abbiamo bisogno della vittoria sicuramente per raggiungere i playoff, ma anche per ritrovare quell'entusiasmo che poi ci può far bene anche dopo nella lotta playoff, quindi dobbiamo assolutamente vincere. Ah, sicuramente vincere aiuta a stare bene e a continuare a vincere, non fanno bene, ma comunque dopo Bergamo ci siamo riuniti, abbiamo trovato un'unione di squadra che nelle ultime 2 partite penso si sia vista, poi è vero che abbiamo raccolto poco e abbiamo preso anche 2 gol dopo il 90esimo. Però le ultime 2 partite sicuramente ci siamo, non siamo morti come spesso dicono, stanno dicendo nelle varie testate giornalistiche così in giro e l'abbiamo dimostrato anche a Sudtirolo, è una partita che devi assolutamente, in cui devi assolutamente far punti, potevamo vincerla perché abbiamo preso il palo e poi al 93esimo abbiamo preso il 3-2, però sappiamo, siamo consapevoli insomma di essere una buona squadra e per questo domenica giochiamo qua in casa e giocheremo per vincere.